A due passi dalla chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, in vicolo dell'Agnello, che alcuni studiosi identificano con il vicolo Orbitelli, ma altri no, abitava e moriva suicida Francesco Borromini il 3 agosto del 1667. E nonostante gli fosse stata offerta una tomba importante nella cripta di San Carlino, egli preferì essere sepolto accanto al suo maestro, Carlo Maderno, nella vicina chiesa, in maniera anonima. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo inserito la chiesa nell'itinerario borrominiano. L'altro motivo è la monumentale cappella dell'altare maggiore, il cui giuspadronato era stato ottenuto da Orazio Falconieri, di origine fiorentina, che a Roma realizza ottimi affari con il commercio del sale, insieme alla famiglia Sacchetti, anche loro fiorentini, trapiantati a Roma. Nel giugno del 1634 viene approntato un modello in legno della cappella, ad opera di Pietro da Cortona. Ma oltre 20 anni dopo è al Borromini, a cui Falconieri è particolarmente legato, che viene affidata l'opera. Ma, come spesso accade, il nostro architetto non ne vedrà il completamento, che sarà terminato dal trasteverino Ciro Ferri, formatosi alla scuola di Pietro da Cortona e che, ricordiamo, iniziò l'affresco della cupola di Sant'Agnese in Agone. Dopo la morte del Borromini, viene messo in opera l'elegante gruppo scultoreo centrale, il Battesimo di Gesù, di Ercole Antonio Raggi, da Vico Morcote, villaggio sul lago di Lucano, vicino a Bissone, dove era nato lo stesso Borromini. Il monumento a destra, con i ritratti di Orazio Falconieri e della moglie Ottavia Sacchetti, sorretti dalla carità, è del carrarese Domenico Guidi, formatosi prima a Napoli, dove partecipò alla rivolta popolare del 1647 guidata da Masaniello, e in seguito a Roma presso lo studio di Alessandro Algardi. In basso, il monumento settecentesco a Paolo Falconieri e della moglie Vittoria del Bufalo. A sinistra, invece, il monumento al cardinal Lelio Falconieri, con la statua della fede, opera di Ercole Ferrata, da Pelvio Intelvi, sempre nei pressi del lago di Lugano. Non sarà un caso che i due scultori, Raggi e Ferrata, saranno indicati da Borromini per presiedere all'inventario dei suoi beni testamentari. In basso, un altro cardinale, Alessandro, opera di Paolo Benaglia del 1734 e un'aggiunta finale del 1845 di un altro Alessandro e la moglie Marianna Lante. Guidi, Raggi e Ferrata saranno chiamati dal Bernini per la sistemazione di Ponte Sant'Angelo e sono autori di 3 dei 10 angeli sistemati sui parapetti. Opera del Borromini è anche la cripta, miracolosamente sopravvissuta alle piene del Tevere. Spostandoci nel transetto sinistro, la cappella al lato dell'altar maggiore, riccamente decorata, è dedicata al crocifisso, di cui vediamo un'opera in bronzo di inizio 600, attribuita a Paolo San Quirico, Parmense, su un modello di Prospero Antichi, detto il Bresciano, di cui Giovanni Baglioni, nei suoi racconti delle vite dei pittori, scultori e architetti del 1642, ci narra la curiosa storia in cui, deluso dal risultato della statua di Mosè, cito tra virgolette, gli venne un umore malinconico, il quale atterrollo e in breve il mandò all'altra vita. Non è detto che sia andata proprio così. Ai lati due tavole, l'andata al Calvario e l'orazione nell'orto di Giovanni Lanfranco, eccellente e prolifico pittore parmense allievo dei Carracci, che si occupa anche della volta. Il tutto realizzato intorno agli anni 20 del Seicento. Il transetto sinistro, dedicato a Maria Maddalena, presenta un'opera la cui attribuzione se la contendono Baccio Ciarpi da Braga, Lucca, e Astolfo Petrazzi, Senese. Lo stile abbastanza convenzionale, siamo intorno al 1660, non ne fa un capolavoro. Ai lati i monumenti funebri ad Antonio Barberini, assassinato a Via Giulia nel giugno del 1559 da probabili sicari dell'ambasciatore toscano per la sua attività antimedicea, opera attribuita a Giuliano Finelli, scultore carrarese. E l'altro, dedicato a Pier Francesco De Rossi, opera di Domenico Guidi. Ma
A destra del transetto un reliquiario cinquecentesco del piede della Maddalena, attribuito alla bottega di Benvenuto Cellini. Tornando verso l'uscita, troviamo la cappella dedicata a San Francesco, che conserva un quadro del 1585 circa, attribuito a Santi di Tito o a Jacopo Ligozzi, inserito tra le figure di Pietro e Paolo, da attribuirsi, come tutto il resto, a Nicolò Circignani, detto il Pomarancio, dove era nato, oggi in provincia di Pisa. Si tratta della prima cappella a essere decorata intorno al 1590. I due affreschi raffigurano la conferma della regola francescana da parte di Onorio III, episodio databile al 29 novembre 1223, e la predicazione di Francesco davanti al sultano durante la Quinta Crociata, che la storia insegna non sortì alcun effetto. Addossati alla navata, i monumenti funebri del marchese Gregorio Capponi, opera del 1746, scolpita dal parigino René Michel Slotz, e di Monsignor Girolamo San Miniati del 1733, attribuito a Filippo della Valle. La cappella successiva, dedicata a Sant'Antonio Abate e a San Lorenzo, presenta una pala d'altare con la morte di Sant'Antonio, opera di Agostino Ciampelli, fiorentino del 1612. Ai lati, le statue dei Santi Francesco e Domenico, che come gli stucchi e i quadri del romano Giovanni Angelo Canini, che rappresentano la vocazione di San Pietro e la conversione di San Paolo, sono da riferirsi a un periodo più tardo, intorno al 1660. Ai lati, puttini tristissimi seduti su urne di marmo nere reggono stemmi. A seguire troviamo il battistero, con il fonte battesimale e un quadro di fine Cinquecento sulla predicazione di San Giovanni Battista, attribuito al fiorentino Salvio Savini, e nella successiva, dedicata a Santa Maddalena de Pazzi, un quadro attribuito al fiorentino Francesco Currati del 1660 circa. Mentre ai lati due affreschi, la vestizione di Carlo Manno, fratello di Carlo Magno, e la Vergine e San Luca e San Paolo sono di Giovanni Balducci, fiorentino, detto il Cosci, databile intorno al 1595. Nell'ultima cappella troviamo una tela di Giovan Battista Vanni, fiorentino, databile intorno al 1630, periodo in cui soggiornò a Roma. San Sebastiano alle Pie Donne, il quale San Sebastiano non morì trafitto dalle frecce né schiacciato dall'angioletto obeso che vediamo in bilico sulla nuvola, ma in seguito a una successiva flagellazione. Un ultimo sguardo all'organo in legno dorato intagliato della seconda metà del Seicento, ed entriamo nel piccolo museo che raccoglie opere importanti come un San Giovannino attribuito a Michelangelo Giovane, un crocifisso di Antonio Raggi, il signor Antonio Coppola di Pietro e Gian Lorenzo Bernini, il signor Antonio Cepparello di Gian Lorenzo Bernini e il signor Pier Cambi, opera tarda di Pompeo Ferrucci da Fiesole. Terminiamo la nostra visita con una bella panoramica della chiesa, vista dall'alto. Un saluto da David Lambert.